Si è svolto in via telematica un incontro tra il presidente della regione, Francesco Acquaroli, vicecommissario alla ricostruzione, l'assessore alla ricostruzione Guido Castelli, il commissario straordinario Giovanni Legnini, il subcommissario Gianluca Goffredo e il direttore dell'USR Marche Stefano Babini per fare il punto sullo stato dell'arte delle pratiche della ricostruzione post-sisma. Dal confronto, afferma il presidente Acquaroli, è emerso un dato molto positivo che denota un'accelerazione estremamente rilevante rispetto all'andamento e all'approvazione dei progetti di ricostruzione degli edifici danneggiati. Da fine dicembre 2020, cioè dal momento dell'insediamento del direttore Babini, ad oggi i decreti emessi dall'Ufficio Speciale di Costruzione Marche sono passati da 4.427 a 5.689, con un aumento di 1.262 decreti in circa 3 mesi e un aumento significativo anche della chiusura degli interventi di ricostruzione, passati da 2.219 a 3.039, con un incremento di 820 nello stesso arco di tempo, anche per effetto dell'ordinanza 100. Nel corso dell'incontro sono state anche esaminate le istanze che sono pervenute dai comuni destinatari di ordinanza speciale in deroga. Nella cabina di coordinamento in programma per il prossimo 31 marzo potrebbero già essere licenziate le prime ordinanze specifiche per le esigenze puntuali di semplificazione rilevate. Ci concentreremo ora, afferma l'assessore Guido Castelli, sul recovery plan terremoto attraverso una campagna d'ascolto dei sindaci che convocheremo entro la prima decade di aprile per una maggiore definizione della proposta di utilizzo della cifra pari a 1,78 miliardi che Draghi ha confermato essere destinata alla rigenerazione socio-economica delle aree del sisma. Acquaroli ha invitato ad Ancona il ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini per un confronto sulle istanze marchigiane inerenti al piano ricostruzione.